Ecco, allora, buonasera a tutti quanti. Vediamo che si aggiunga anche qualcuno, come è possibile. Io in questa presentazione farò vedere quello che è l'esperienza, diciamo, di lavoro della riconciliazione con SBN, di Wikidata con SBN, o meglio, viceversa. E che si riassume, diciamo così, con due parole diciamo, che richiamano più l'attenzione: Authority Box e Alfabetica. Ma in realtà c'è tutto un processo dietro che coinvolge anche Wikilinker per SBN, di cui poi parlerò. Con GVMAB e verso SBN c'è un intenso rapporto che è cominciato già alcuni anni fa. Perché SBN prima di tutto è un patrimonio imprescindibile, qualsiasi aggancio che riusciamo a fare di SBN a Wikidata poi viene benissimo e comodissimo per qualsiasi biblioteca italiana di qualsiasi tipo, eccetera, no? E soprattutto, ma anche visto anche il fatto che SBN, come abbiamo purtroppo un po' criticato in entrambi gli articoli che sono evidenziati qui, contribuisce un po' troppo poco al WIAF, e quindi i nomi di SBN, i nomi della cultura italiana sono molto pochi che circolano nel web semantico, in cloud, no? E quei due lavori sono appunto entrambi, anche il primo, parlano anche diciamo, di tutto il set di voci di autorità. Le voci controllate, come le chiama SBN, appunto, sia di persone che enti, che è quello su cui ci stiamo concentrando in questo momento. E ci sono due proprietà in questo momento, se non ricordo male, una per nome e una per luoghi in Wikidata, relative a SBN. Quella su cui lavoriamo di più è la P396, cioè quella dei nomi. Passiamo una pars construens, diciamo, non facciamo troppe critiche a SBN, con cui, per esempio, appunto, sta collaborando moltissimo Camillo Pellizzari di questo GVMAB, perché ha avuto la sufficiente, diciamo, abilitazione in IQ per poter fare un lavoro di sistemazione, eccetera, e sta andando a un ritmo che IQ stesso si è sorpreso quando cominciò. Di fatto l'arricchimento di circa 16.000 voci diciamo, un annetto fa, concluso poi, diciamo, lungo il 2024, è stato uno dei passi avanti fatti tramite numerose query su Wikidata, in modo tale da estrarre i dati, collegarli ai vid che ci avevano passato da IQ, e così poi alla fine costituire un set di una grande tabella con cui IQ stesso ha fatto l'aggiornamento di quei circa 16.000 vid, se non sbaglio. Di questo c'è un articolo che non ho riportato qui, e ne parla dettagliatamente, forse più di uno, a mano di Camillo Pellizzari e anche di Elena Ravelli, l'altro mi pare. In ogni caso, adesso sono previste molte di più operazioni dello stesso genere di arricchimento grazie a Wikidata, che però cercheremo di fare tramite un apposito unico script, che potrebbe, speriamo, essere diciamo, stabile e poter essere quindi utilizzato più volte ripetutamente nel tempo, una volta all'anno, presumo, perché ovviamente non è così facile e sicuro, bisogna effettuare dei controlli per non incappare in possibili possibili errori, o comunque sporcare ovviamente le voci controllate di SBN. Ci sono due mix and match, per chi non sa che cos'è mix and match, lo accenno fra un attimo, che sono appunto relativi alle persone e ai luoghi. Mix and match è un sistema di riconciliazione, fratellino, diciamo così, di Wikidata, che consente di, appunto, di essere alimentato con una tabella di dati, e lui stesso procede ai match quando ha sufficienti sicuri elementi per poter effettuare il legame,
e quindi popolare P396 con l'identificatore, in questo caso il VID, oppure suggerisce alcuni match che poi vanno verificati, eventualmente cioè accettati o rifiutati a mano, oppure lascia in sospeso voci o diciamo così, meglio ancora, entries che non, di cui non sa come fare, anche perché a volte non hanno nessun match, perché non sono autori definiti altrove, perlomeno non presenti in Wikidata. Poi svolgiamo un'aggiunta periodica di P1810, cioè soggetto indicato come, a elementi con VID, no, del P396. Questo aiuta a dire non solo questo Wikidata ha SBN il numero tale, ma anche il soggetto è indicato come, per esempio, nome, cognome e date quando ci sono, o un altro tipo di qualifica, e questo può aiutare anche a verificare che quel link sia stato fatto bene, o per esempio quando lo stesso elemento di Wikidata ha più di un P396, allora a quel punto si può capire meglio se si tratta di un'operazione di fusione che va fatta lato SBN. Poi effettuiamo manu match manuali con questa utility che si chiama Wikilinker per SBN, di cui adesso andremo un pochino più a vedere da vicino. Poi facciamo anche tutto un lavoro di individuazioni di errori e segnalazioni in modo tale che possano essere corrette o da Camillo Pellizzari o quando il livello non è sufficiente per lui, cioè lui non può accedere al livello massimo che è il 97 dei VID, quindi li gira all'ufficio di IQ, per cui segnaliamo molte conflazioni. Molte di più fusioni, queste in genere riesce anche a individuare Wikidata stesso con la pagina della discussione della proprietà dove ci sono le violazioni delle constraints, no? Cioè non sarebbe corretto avere più di un VID sotto la stessa proprietà P396. E poi correzioni di vario tipo. Per esempio, non c'è la datazione, ma è presente diciamo, nella forma preferita, oppure ci sono dei dati di altro tipo che sono non corretti, eccetera, e quindi c'è anche questo lavoro di pulizia. Wikilinker per SBN, che cos'è? Io lo chiamo uno pseudo-gadget, è descritto in questo link. Lungo, però già si vede che è sotto lo user mio. La descrizione ovviamente corrisponderà poi più o meno a quello che sto dicendo qui, anzi, quello che sto dicendo qui sarà più ampio della descrizione. Per installarlo si deve scaricare il chiamante, che è un piccolissimo script che serve appunto per farlo partire, poi spiego perché. E questa installazione di questo chiamante va installato dentro una estensione del browser che si chiama Code Injector, almeno quella che io suggerisco, in cui sicuramente questo installatore funziona. Le estensioni del browser per fare operazioni di esecuzione di file JavaScript in questo caso sono numerose, ce ne sono diverse in giro per la rete e sono tutte valide e sono tutte anche quasi tutte penso disponibili per tutti i browser principali e funzionano sull'idea fondamentale di dire una volta che una pagina è caricata posso eseguire operazioni di vario tipo sui dati lato esclusivamente browser, cioè non ho nessuna interazione con il web server che mi ha fornito i dati. In realtà, a seconda di come è fatto il web server, in questo caso Wikidata, l'interazione ci può essere, cioè c'è un accesso consentito a Wikidata da parte di codice JavaScript in modo tale da poter non solo leggere, ma anche interrogare
e avere delle risposte, per esempio, dallo Sparkle, tutto sotto banco, o addirittura anche scrivere dentro Wikidata, per esempio, aggiungendo dei dati in più all'elemento che stiamo vedendo. Però noi applicheremo questo Wikilinker per SBN non a un elemento Wikidata, ma lo applicheremo a determinate pagine delle voci dell'autorità di SBN. Il chiamante in realtà appunto che cosa fa? Su queste pagine di SBN esegue un codice più consistente che è questo gadget che è linkato qui con tutto questo ultimo link, e quello potete vedere cliccando su quel link. La cosa interessante è che non richiede aggiornamento, vale a dire qualsiasi modifica che il sottoscritto faccia a Wikilinker per SBN, la successiva utilizzazione da parte di chiunque la troverà appunto applicata, compresi possibili errori, si capisce, ma comunque diciamo, prima vengono fatti rapidamente dei test in modo tale da non prendere cantonate. Questo significa anche che ci vuole la massima fiducia nello script che uno sta eseguendo che non conosce, no? O perlomeno lo può conoscere perché è completamente open source e anche c'è un fattore anche molto importante in più, cioè qualsiasi modifica, anche breve, anche che so, durata di mezz'ora, con cui io cerco magari di carpire qualche informazione extra, cosa molto difficile da fare per carità, cioè non è che è così banale, non si scava, i browser si difendono, no? Però di far fare o per esempio presentare una pagina finta, ecco, quello potrebbe anche essere possibile, rimarrebbe comunque tracciata nella cronologia di questo gadget in Wikidata e quindi si potrebbe benissimo additare all'utente in questione, cioè il sottoscritto, una violazione di utilizzo del software in Wikidata e quindi essere bannato. Digressione, Code Injector si trova questo link per Firefox o per altri browser si trova in modo analogo, cioè cercando tra le estensioni del proprio browser, è documentato. E ampiamente bene e da Lore, che penso sia Lorenzo Saba, un italiano che ha sviluppato questo, è un po' che non ci mette mano, c'è un piccolo bug che gli ho chiesto di sistemare, ma non influisce assolutamente, ma penso che non l'abbia ancora fatto, e ha quel logo un pochino inquietante appunto di virus per l'idea di injector, ma comunque come si vede ha una sessantina di stelline di alto profilo, effettivamente funziona veramente bene, lo sto usando da diversi anni. Ecco Wikilinker per SBN in azione, e qui diciamo vedete una pagina statica, ma in questo momento, perché in questo momento preferisco diciamo far vedere un pochino i pezzi. Per poi vederli con l'esempio in diretta, diciamo, sperando che tutto funzioni, si capisce. Ho fatto una ricerca nella pagina, nel, per voci, nella sezione voci d'autorità, si riceve un elenco di risultati, in questo caso ho cercato Carla e ho, diciamo, fatto lo screenshot di questa sezione, ci sono alcune cose che aiutano a capire. Allora, tutte le parti con la cornicetta rossa non sono quello che vedreste senza Wikilinker, no? Cioè, vedreste appunto Cardi Carla, per esempio, senza il parentesi 157. Non vedreste la colonna, che poi in realtà sono tre, di destra, che sono le aggiunte che fa Wikilinker per SBN. Vale a dire, una volta caricati i dati, Wikilinker si preoccupa di collegarsi a Wikidata per sapere, per esempio, l'ultima colonna, se esiste o no il vid che sta nella prima delle colonne aggiunte, RML, compagnia, più VB, TO0B, eccetera, per vedere se è contenuto nella P36 di Wikidata. E quindi gli lancia una query, non una per ognuno, ma riesce a farlo in gruppo,
in modo tale da avere la possibilità di mettere in verde e addirittura rendere linkabile, rendere cliccabile quel verde perché porta l'elemento Wikidata, mentre rende cliccabile quello rosso perché fa la ricerca, brami, importa la ricerca, brami, pardon, a caricarla in questo caso, no, in questo caso no, a bramicarla al caso superiore precedente per vedere se esiste in Wikidata, se esiste ovviamente uno procede all'aggiunta del vid. Il vid è cliccabile e quando lo clicchi copia immediatamente il suo valore. Poi c'è la colonna VIAF che permette di vedere se quell'autore è presente nel VIAF, cosa anche quella utile perché ovviamente se è presente nel VIAF si può per esempio, controllando opportunamente, si capisce i titoli, eccetera, copiare il numero del VIAF e farne poi uso dove, se uno dovesse creare l'elemento come probabilmente vediamo. Quindi scopo dell'operazione è se esiste, esiste in Wikidata, aggiungerò il vid a P396. Se non esiste, posso arrivare a creare l'elemento. In genere, per elementi con pochi documenti, come si vede per esempio a Cardicarla, ce n'è 157, quindi se non fosse agganciato, se non fosse addirittura presente in Wikidata, vale veramente la pena farlo. Quelli con pochi elementi in Wikidata, a volte è difficile che abbiano VIAF, a volte è difficile che ci sia qualche elemento in più, quindi siamo un po' difficilmente vicini alla notorietà che serve per creare questo elemento in Wikidata e quindi diciamo potrebbe non essere il caso. Però attenzione, sempre è vero che potrebbe essere il caso quando è un vostro autore, quando avete intenzione voi di crearlo, perché magari ne avete diverse opere, mentre nel SBN ce n'è solo una, due, e quindi la creazione e l'arricchimento anche con dati che avete voi di un elemento Wikidata e con il legame P396 può consentire tante cose agli utenti di Wikidata che vi raggiungeranno il vostro elemento, la vostra voce d'autorità e conseguentemente anche le opere relative. Come compare il numerino dei documenti opere 157, 1, 2, 2, 1, eccetera, eccetera, fino a quello 49? Compare premendo maiuscola e passando sopra col mouse. Perché ho scelto questa soluzione? Perché se il mouse passasse sopra il nome faremmo un bombardamento anche inutile verso il server di SBN. In questo modo è un pochino più controllato, va fatto un pochino più lentamente perché il browser quando passi veramente molto velocemente sopra non rileva il hover. La sovrapposizione del mouse appunto sull'elemento, sul link, e quindi fa un'interrogazione a SBN, il quale risponde e dice quante opere sono legate, quanti documenti sono legati a quell'autore. Ancora più interessante è il fatto che si può, sempre appoggiando il mouse e con la maiuscola premuta, si vede tutto il record di la voce d'autorità, compresi i primi 10 titoli. Proviamo nell'esempio. Spero che non si sia persa la condivisione, altrimenti me lo dite. La velocità con cui arriva. No, no, Stefano, si vede ancora. Benissimo, Funziona, funziona. grazie. Sì. E come vedete, sto ingrandendo l'immagine tanto per facilitarvi la vita. L'esempio porta appunto i risultati di Carla, ecco qui, abitabile Carla di Butti Luciana, questo non va bene, questo già lo segnaliamo a Camillo che separi queste due autrici perché se apriamo il record si capisce che è una catalogazione un po' sommaria. Però vediamo appunto il calcolo, sto passando il mouse, il calcolo dei documenti e non solo, ma in alto a destra ordina per numero di documenti e otterrà, qui rapidamente si vede, dei 5 che avevo fatto, ha messo in ordine per numero.
in modo tale che io posso lavorare su quelli più popolati volendo. Se ovviamente faccio questa operazione su tanti record, cioè li numero tutti, oppure comunque li sto caricando tutti, perché non so se si vede che al fondo li sta aggiungendo continuamente, quindi Wikilinker continua a fare la sua operazione di ricerca, per esempio di mettere in verde quelli che sono presenti in Wikidata. E allora a quel punto, se vado a chiedere un ordine per documenti, numero documenti, il browser verrà soffocato dall'operazione di ordinamento. Clic sul VIAF, pardon, sul VID e vedete è diventato verde e in questo momento è copiato e se lo incollassi risulterebbe che ho copiato questo valore. Sul VIAF ottengo la ricerca per Abamondi Carla, ma purtroppo Abamondi Carla posso anche ripremere ricerca per ma inutile, non trovato. Invece è probabile che troviamo Accardi Carla, come dicevo prima, perché eccola qua, e non solo, ma il sistema ci dice che ci sono uno stesso cluster, questo che potrei aprire. Posso copiare il numero del cluster VIAF, posso vedere i suoi titoli nel VIAF, almeno i primi 20. Posso aprire l'elemento Wikidata corrispondente, che è questo, e cliccandolo lo posso copiare. Clicco di fuori e mi si chiude questa finestra. E come dicevo prima, cliccando qui posso passare l'elemento Wikidata che adesso ce lo risparmiamo. Maiuscola sopra un nome, ottengo l'elemento, la voce d'autorità completa, nota informativa, eccetera, eccetera. Come si vede, questo è veramente povero come voce d'autorità. Si vede che appartiene a questo istituto zootecnico caseare per la Sardegna, già ci dice qualcosa sul tipo di pubblicazioni che ci possono essere, e comunque ce n'è una, e questo è il lavoro che sembra essere l'unico presente, e lo è in SBN. Se questo elemento fosse, questa voce fosse presente in Wikidata, lo potremmo vedere da qua, ma non penso, in ogni caso. Come si vede, la ricerca è partita con Accardo Carla e non la troviamo. Troviamo Carla Accardi, ma non è Accardo, non è la stessa persona. Andiamo avanti con la presentazione, torniamo qui. Non mi sta tornando a tutto schermo. Non so bene perché. Qui non dovevo. Ecco. Andiamo avanti. Allora, Wikilinker per SBN in sintesi fa queste operazioni. Aggiunge, come abbiamo già detto, aggiunge dei dati e risultati, aggiunge delle funzionalità. E forse non ho detto, ma si capisce, no? Che sottobanco, appunto, esegue delle connessioni per recuperare dati e presentarli. Proseguiamo. A questo punto presento, diciamo così, l'Authority Box per SBN, che è un altro diciamo, gadget analogo a questo già presentato di Wikilinker, che si installa con il code injector e con questo installer, il quale richiamerà poi lo script più corposo che è indicato al fondo, l'ultimo link. Si attiva nelle pagine di un VID. E porta l'informazione che può da Wikidata. Se non la trova, cioè quel VID non è presente in P396, non potrà, diciamo, dare informazione in più rispetto a quella che è già presente nell'elemento o nella voce d'autorità di SBN. Altrimenti si aggiungerà, verrà visualizzata l'informazione in più in una box che si chiama Authority Box, che è un'idea, diciamo, che abbiamo sviluppato qualche anno fa partendo dal catalogo della mia biblioteca, quando ci siamo chiesti: possibile che quando uno fa una ricerca veda sempre solo dati di record bibliografici, e dove sono tutti i record d'autorità che costituiscono a volte un'informazione rilevante, soprattutto quando uno sta lavorandoli e facendo e arricchendoli, eccetera,
a scopo, per esempio, di fare parte con quei dati del web semantico e di collegarli a Wikidata, eccetera. Adesso vediamo l'esempio dell'Authority Box, almeno per quello per SBN. Torniamocelo full screen almeno con questo, speriamo di non fare pasticci. Come si vede, questo abitabile Carla ha questa voce di autorità controllata del DSBN, ci dice per esempio anche l'ISNI, interessante, utile, perché vuol dire che se non sono errati, qualche volta gli ISNI di SBN sono errati per il modo in cui sono stati inseriti, fu un automatismo che li portò dentro, però l'Authority Box è questo oggetto qui sulla destra, che si è aggiunto completamente, è completamente nuovo rispetto a tutto il resto dell'informazione. In questo caso non c'è abitabile Carla, appunto, per essere esatti, non c'è il vid BVV044188 in un P396 di Wikidata e quindi non c'è la possibilità. Questo non significa che abitabile Carla non ci sia in Wikidata, potrebbe anche esserci, ma appunto senza P396. Quindi tramite questo possiamo cercare in Wikidata abitabile Carla, esattamente come avete visto prima, di una ricerca per stringa su Wikidata. Qualora lo trovassimo, lo popoliamo il P396 con questo che possiamo cliccare per copiarlo, altrimenti possiamo procedere alla creazione. E questa è una funzionalità potente di questo Authority Box per SBN, perché cerca di recuperare tutta l'informazione possibile da qui, da SBN stesso, per poter appunto riportarla in Wikidata creando un elemento a zero. Proviamo a crearlo, anche se poi probabilmente non lo salverò, perché le date non ce le ho a disposizione e quindi preferirei di no, ma in ogni caso ci viene presentata la sintassi con cui Quick Statement, che è un tool con cui si possono eseguire dei comandi che poi Wikidata recepisce, e appunto funziona con Quick Statement, funziona con questa sintassi. La prima sarà l'ordine di creare. Una volta che ha creato un elemento, last indica il numero che gli è stato assegnato, Q numero per essere esatti, e quindi lo indichiamo con last, perché ovviamente noi non lo sappiamo ancora, mentre il processo lo saprà con cosa sostituirlo. Poi indichiamo LIT label italiana, valore della label italiana, o etichetta, come si dice in italiano. Label inglese, Carla abitabile, sempre perché molto probabilmente sarà uguale, ma come se fosse anche diverso, io qui posso apportare delle modifiche. Per esempio, io posso cancellare questa descrizione che è effettivamente povera, oppure se so che abitabile Carla è un agronomo, per dire, ci scrivo agronomo, no? E avessi dei dati in più, per esempio appunto sulla data di nascita, potrei dire agronomo parentesi 1970 trattino, ecco, per esempio. Qui mi viene effettivamente riportato il P213 che è indicato da SBN stesso e quindi significa che P213 è corrispondente alla corrispondente proprietà dell'ISNI. E ovviamente riporterò, come per il 396, il VID. Questo è imprescindibile, cioè imprescindibile, per carità, non è imprescindibile, ma è l'essenziale. Sto creando per SBN, sto collegando il nuovo elemento di Wikidata a SBN. Qui ho una chance in più, posso dire se maschio o femmina rapidamente, e quindi aggiungo P21, questo è maschio, ma Carla non è maschio, Abbiamo immediatamente qui, eccolo qua, l'elemento, l'entità femmina che va associata a questo nuovo elemento.
Se avessi il VIAF, per esempio, cercato prima e l'avessi trovato, io potrei indicare qui il VIAF e una volta che esco da questo campo viene aggiunto P214, il valore che ho indicato qui. Se mi pento, questo valore viene corretto. Chiudo e abbandono oppure passo a Quick Statement e a questo punto si apre una nuova finestra e Quick Statement in cui devo essere già collegato con la stessa password di Wikidata mi permetterà di creare l'elemento perché questi comandi li riceve qui statement e li predigerisce presentandomeli se sono corretti in questa forma. Se non fossero corretti, per esempio ho pasticciato, ho cancellato senza volere un doppio apice, ho tolto i tabulatori perché i tabulatori sono fondamentali e li avete visti come separatori, e mi presenterebbe un errore rosso e quindi tornerei indietro, chiudo questa finestra e cerco di rimediare nella pagina precedente. L'operazione di creazione si avvia con il bottone avvia, oppure si può anche fare in background, vale a dire che io poi mi posso dimenticare, ma essendo una creazione è rapidissima e anzi tutto sommato vale la pena farla in foreground, cioè non in background, perché una volta che si è conclusa, pochissimi secondi dopo, ottengo qui il risultato, mi dà la conferma di Carlo abitabile e mi dà il Q assegnato. Se ne ho bisogno, in questo caso purtroppo non posso aggiungerlo a SBN, io perché non ho la possibilità di editare SBN, una voce autorità, ma se potessi lo farei. Copierei il numero assegnato Wikidata e lo metterei dentro la voce autorità. Bisogna anche dire che, se non sbaglio, fino adesso le voci autorità non possono contenere, diciamo come contengono l'ISNI, non possono ancora contenere il numero Wikidata, ma questo è in progress, vale a dire che prossimamente dovrebbe essere possibile. E quindi a questo punto la cosa si presenta la possibilità non solo di avere portato in P396 il vid, ma di fare anche l'operazione contraria e quindi legare la voce autorità in SBN e in Wikidata, chiamiamola voce autorità in Wikidata, ma comunque l'elemento di Wikidata, vicendevolmente, che è un rapporto fortissimo e di reciproco interesse. Chiudo l'oggetto Quick Statement, non lo eseguo appunto per la povertà di questo esempio, ma andiamo a vedere invece dall'Authority Box l'esempio di un vid che esiste in P396. Allora, vediamo a caricarla, si popola l'Authority Box e abbiamo delle informazioni in più. È vero che è abbastanza ricco l'elemento di SBN, la voce d'autorità di SBN, perché ci dice già in datazione le due date, ci dice tante cose delle sue occupazioni, eccetera, fino alla lingua e fonti, eccetera, però per esempio non ci dà tutto quello che viene elencato qui, oltre a quello che si presenta nell'orario, soprattutto luogo e data di nascita precisa al giorno e di morte pure, l'elemento Wikidata corrispondente, i link alle Wikipedia, sono state scelte quelli in lingua, diciamo in lingue europee, perché potrebbero essercene così tante da fare un lavoro, diciamo, per presentare una lista eccessiva. Poi il link al VIAF, il link a ISNI, il link al GND, al Vatican Library, ovviamente tutti questi link se presenti, questa è la BNF, se non sbaglio, sì, BNF, questa è la Treccani, e l'enciclopedia Treccani. Come si vede, tutte queste informazioni sono molto interessanti e sono comunque una scelta, questo è importante tenerlo presente. Carlo Bianchini discute l'Authority Box bene in un articolo che fa parte della presentazione
dell'inaugurazione di Parsifal a maggio 2023, quindi lo potreste trovare lì. Se no, poi vi mando il link in qualche altra occasione. Un'altra cosa importante è il fatto che qui è chiaramente indicato che la fonte di tutti questi dati è Wikidata, grazie appunto al P396. Vale la pena dare un'occhiata anche a questa parte di Authority Box, perché è la parte dove si possono applicare delle scelte da parte dell'utente di Authority Box, vale a dire l'apertura automatica del primo pannello, infatti l'abbiamo trovato in questo pannello di sopra aperto, l'altezza della foto, 80 pixel, la voglio più piccola, posso cambiare o più grande, l'altezza di queste icone, 16 pixel. L'altezza dell'icona di Wikipedia, perdon, scusate, l'altezza dell'icona di Wikipedia è 30 pixel, 16 invece sono queste più piccole dei link esterni. Il mostra o no altre forme del nome, importante quando il nome è così famoso che può avere centinaia di altre forme, quindi così le nascondo o le mostro. Mostro o no il genere, non stampare, può essere utile per eventualmente stampare questa pagina senza aggiungere questa informazione, cerca o crea un elemento persona in Wikidata tramite qui statement, è il link che abbiamo visto prima, il bottone per essere esatti che abbiamo visto prima, crealo. Se non è attivo questo, ovviamente non verrà presentato il bottone crea, che si capisce, richiede una certa competenza perché ti presenta un ambiente. E i comandi quick statement che possono essere confondere chi non è sufficientemente esperto. Ricordo che quick statement non accetta utenti in modifica se non hanno fatto già una cinquantina, se non ricordo male, modifiche manuali in Wikidata, cioè se non hanno acquisito una certa esperienza di comprensione delle dichiarazioni in Wikidata che tipicamente si fanno almeno introducendo qualche data a mano. Però senza toccare quelle, oltre ad avere queste 50 di autore autoconfermato, come suol dirsi, non toccando i comandi di qui statement, praticamente, almeno nella loro sintassi, in genere si riesce facilmente a fare la creazione. Andiamo avanti nella prossima slide e passiamo a ciò che succede in Wikidata, pardon, succede in alfabetica con il riuso di Wikidata. Vale a dire alfabetica, forse vi siete resi conto, non lo so, ma fa un riuso di Wikidata già dal suo inizio. Quindi è stata programmata da parte di IQ o di chi per loro. E quindi sul server che fornisce le pagine di alfabetica, questo aggancio a Wikidata per poter arricchire pagine stesse di alfabetica con elementi di Wikidata, con l'elemento corrispondente in Wikidata. Preleva da Wikidata alcuni dati non presenti in una voce controllata di DSBN. Il prelevamento avviene in genere dopo l'aggiunta del video di P396, cosa un po' da verificare perché non sempre sono rimasto convinto di questo fatto, ma direi che quasi sempre così, un beneficio del dubbio. Bisogna attendere il lag dell'indicizzazione di Wikidata perché il nuovo P396 che abbiamo magari aggiunto appunto non compare subito, non diventa subito disponibile alla ricerca che lo stesso server di Alfabetica fa. Vedo in chat una domanda o qualcosa, se Alessandra, se è No, importante mi no, no, interrompo. Stefano, sono io. Ho Ah, scritto, ho mandato benissimo. il link degli atti di Parsifal. Benissimo, grazie, scusa. C'è No. da parte di Alfabetica, e poi lo vediamo, un'attribuzione parziale di solo l'immagine, se presente, viene attribuita, come è giusto, come è vero, a Wikimedia Commons. E poi si possono presentare dei possibili conflitti. E adesso vediamo questo aspetto e poi vediamo anche
il caso di questo link del vid CFIV 0048, eccetera. I dati in conflitto si vedono qua, vale a dire questo, nel caso di questo vid, che è José Alsina Clota o come si pronunci, che corrisponde in Wikidata a un determinato Q che non ho riportato, poco importa. Dal Wikidato otteniamo luogo di nascita, data di nascita all'anno e morte con precisione che sembra al giorno, ma in realtà non è vero, perché viene prelevata l'anno, ma viene attribuita la precisione al giorno. In realtà in Wikidata c'è scritto precisione anno, quindi purtroppo alfabetica non preleva l'informazione precisione e non la applica alla data che gli viene restituita, perché tutte le date vengono restituite piene, diciamo intere, ma con il campo precisione, che può essere al giorno, all'anno, al mese, addirittura al secolo e via dicendo, con un'opportuna appunto indicazione di quella data. Quindi non va bene questo, non va bene questo, non è vero che questa persona è nata l'1 gennaio, e per di più, come dicevo, c'è il conflitto, vale a dire che sebbene dice 1927, probabilmente con tutta, diciamo così, lecito per la fonte che avrà, mentre Wikidata dice che è del 26. Come si vede, queste due cose possono spiazzare l'utente, perché nessuna dei due giustifica queste scelte, no? E il fatto di aggiungere così da Wikidata to cure ovviamente può portare anche questi inconvenienti. Torniamo indietro, vediamo l'esempio che intendevo aprire qua, che è sempre quello di Accardi Carla, e quindi c'è poco da vedere, ma è interessante vederlo con questo link, questo bottone che è stato aggiunto sempre da Authority Box. Authority Box aggiunge anche questo numero di documenti collegati, che non è presente nella voce d'autorità fornita da SBN, e nemmeno rende diciamo, questi link attivi. Ma insomma, sono funzionalità comunque facili da fare, ma che non è che cambino radicalmente la vita. Questo autore in protagonisti alfabetica ci fa vedere appunto l'elemento o il record di alfabetica così come lo presenta se avessimo fatto la ricerca di Carla Cardi. Ecco, come vedete, c'è la fonte Wikimedia Commons per l'immagine, che è la stessa che abbiamo visto, ovviamente è difficile che sia un'altra, e qui ci dice qualcosa di lei da parte di SBN, però senza dirci che viene dalla voce dell'autorità SBN, senza neanche dirci che nascita e morte con queste precisioni e luoghi vengono da Wikidata. Qui c'è il bottone riferimenti esterni, che fa vedere, ingrandisco per comodità, sia il link a Wikidata, dove troveremmo il PITR 96, ovviamente del bit corrispondente, che qui non è mostrato, sia la pagina italiana di Wikipedia, sia il link al WIAF, sia il link all'ISNI, che abbiamo visto essere comunque presente nella voce autorità. Direi che con questo possiamo fermarci per quanto riguarda le funzioni di Authority Box. Questo l'abbiamo visto, e quindi passiamo alla sintesi dell'Authority Box per SBN. Aggiunge ai dati del VID alcuni dati presenti in Wikidata, aggiunge il conteggio dei documenti collegati, il collegamento alfabetico con il bottone, attiva il link di ISNI quando presente, permette di copiare il video con un clic soltanto, permette di cercare, eventualmente popolare o eventualmente creare, un elemento a partire dal VID stesso e dai suoi valori. Ha una sezione di impostazione e informazioni. Direi che con questo mi posso fermare, abbiamo fatto quasi un'oretta e penso che sia più che sufficiente, no? Quindi apriamo alle possibili domande. Ognuno può ritornare, io non mi sto neanche vedendo, va bene.
tornare a aprire il proprio microfono se non ho effettuato blocco di alcun tipo, penso di no, dei vostri microfoni. Troppo complesso? Ma Grazie Alessandra. Scusa. Sì, giusto prendo solo brevemente la parola. sì. Io, nel senso, mi sto soltanto così ultimamente un po' accostando al mondo Wikidata, quindi sicuramente la parte di implementazione dei dati non è una parte che al momento riuscirei a fare. Però appunto quello che mi premeva era capire questo collegamento, questa interazione con Alfabetica, dato che è un prodotto nuovo, nel senso è un'interfaccia nuova. Mi ha un po' stupito, e non lo sapevo francamente, di questa importazione automatica di dati in modo un po', si può dire, grossolano, non preciso. Mi chiedo l'utilità di in questo caso, passare dei dati, se poi si rischia di dare al pubblico un'informazione sbagliata. Non so. Allora, vediamo. Intanto, ovviamente, tu puoi fare una scelta di quale voce autorità collegare o creare o collegare Wikidata in funzione di quanti dati hai a disposizione. Alcuni possono venire da lì, altri possono essere di tua conoscenza perché per esempio stanno in un catalogo su cui stai lavorando e quindi puoi aggiungere l'elemento stesso, una volta creato, magari relativamente povero, puoi popolarlo ulteriormente, no? In ogni caso, un elemento di Wiki, pardon, una voce controllata di SBN comunque ha un oggetto di una certa notorietà, perché presumibilmente ha scritto qualcosa. È difficile, anche se esistono voci di autorità in SBN che non hanno nessun record biografico collegato, la ragione non so bene quale sia, ma sono rarissime, quindi comunque c'è un interesse, diciamo, di mostrare questo. In Wikidata, no? Mo qual è il motivo fondamentalmente? Che tutte le proprietà relative a identificatori esterni presenti nell'elemento Wikidata anche in futuro potranno interagire col P396, vale a dire, io dico spesso che Wikidata è il hub del web semantico, no? O perlomeno dei dati culturali, eccetera, perché entrando attraverso uno degli identificatori si ha a disposizione tutta l'informazione appesa a tutti gli altri. Ovviamente, come hai visto, per esempio, che ho messo il link all'enciclopedia Treccani, il link al Via, Filmica, quello che sia, no? Che sono scelte, ovviamente uno non è della nuvola che puoi raggiungere, non si può mai esagerare perché intanto non serve quasi mai tutta e poi devi mirare alla tua utenza, no? Quindi fare un lavoro, diciamo, studiato a riguardo, no? Però appunto si aprono tutti quei possibili cammini sicuri, robusti, che tipi sono tipici della navigazione nel web semantico. E quindi sono molto importanti perché da una biblioteca puoi arrivare a un museo, puoi arrivare a un archivio, puoi arrivare a un'enciclopedia e quant'altro. Puoi arrivare a un'altra biblioteca dove poi un ricercatore, per esempio, può rendersi conto se nella sua biblioteca ci sono sufficienti o meno opere dell'autore che sta studiando. E quindi se sta facendo un lavoro deve cercare di essere di studio su quell'autore, per esempio, deve essere esaustivo, non può permettersi di lasciare dietro un'opera solo perché, per esempio, non è compresa nel catalogo della biblioteca presso cui sta lavorando, no? Quindi chiaramente fare un elemento relativamente molto povero, troppo povero in Wikidata non conviene, anche se può essere, diciamo, di una certa notorietà, perché non si danno poi elementi sicuri per poterlo individuare e poter agganciare ulteriore informazione, no? Da parte di altri utenti. Però anche se un pochino povero ma sufficientemente individuato, per esempio una data di nascita e un luogo di nascita, oppure la qualifica di una sua occupazione,
via dicendo, già molto perché appunto stiamo lavorando pro futuro, volendo. Altre osservazioni? O domande? Interrompo la condivisione, tanto penso che sia poco utile, se no la riprendo, ma comunque. Forse no, forse è bene che aggiunga questo. Entrambi i due gadget, chiamiamoli così, che ho presentato, funzioneranno solo sul vostro browser una volta che avete fatto l'installazione di Code Injector e la rispettiva installazione dei due installer. Un altro utente, anzi un altro vostro browser che non avesse fatto la stessa operazione almeno una volta, cioè che si fa una volta sola, d'altronde, non potrebbe vedere lo stesso, diciamo, Authority Box, Wikilinker, perché ovviamente non si presenterebbe. E se invece, per dire, IQ accettasse di installare quel codice nel suo web server e lo facesse apparire, diciamo, lo facesse funzionare insieme alla voce autorità, si avrebbe un authority box anche, diciamo, a disposizione per tutti, no? È ovvio che girerebbe, arriverebbe sul tuo browser automaticamente tutto il codice che fa l'operazione. Però essendo un riuso, è sempre informazione, chiamiamola così, volatile, cioè viene aggiunta sul momento e quindi anche un'informazione sempre aggiornata. Cioè se io in Wikidata aggiungo una data di morte, per esempio, comparirà nell'authority box della voce, ma comparirà in alfabetica, perché è effettivamente da alfabetica che viene fatto dal web server di alfabetica, viene fatto il prelievo dell'informazione della data di morte, così come adesso abbiamo visto quella dei luoghi, eccetera, di nascita e di morte, e se la data di morte mancasse, io lo aggiungo poco dopo a disponibile per chiunque in alfabetica. Questa è la forza del riuso, in genere, soprattutto basato su Wikidata, è questa qua. Ovviamente nell'elemento, perdono, nella voce di autorità di SBN, quella data di morte non entra finché non lo fa un catalogatore di SBN, finché non l'aggiunge un catalogatore di SBN, o qualsiasi altra correzione o aggiunta, grazie al lavoro di Wikidata. La di grande differenza di lavorare su Wikidata è appunto questa forte possibilità che si dà a chiunque, inserendo un dato lì, a qualsiasi catalogatore, qualsiasi ambiente di catalogazione ha a disposizione. E questa informazione che noi aggiungiamo, operazione che non possiamo fare in nessun altro ambiente di alto livello, come potrebbe essere il Via for ISNI o anche una biblioteca nazionale, compreso SBN, su cui non lavoriamo o non lavoriamo direttamente. Alessandra, ringrazio te. Sì, grazie, anche perché ci hai spiegato il motivo, cioè l'idea da cui nasce tutto questo ed è sempre molto affascinante capire, diciamo, dietro la creazione di questi gadget che cosa c'è anche dal punto di vista del raggiungimento e dell'esigenza. Quindi questa è una cosa che mi affascina molto, cioè a quale problema vai a rispondere. Quindi questa cosa, al di là del funzionamento, secondo me stimola una riflessione. Certo. No, l'idea perché sono partito da SBN, perché Wikilinker lo potrei fare anche per altri sistemi analoghi che mi diano una risposta a un'interrogazione su voci di autorità, no? E l'ho fatto Sì. per SBN perché SBN c'ha 4 milioni di nomi dentro e sfido quasi, cioè per dire. Ma quasi tutti gli autori che si trovano in un catalogo italiano, compresa Vaticana, eccetera, sono dentro SBN. E quindi legarli è veramente, legarli a Wikidata, eccetera, è veramente impagabile, no? È molto, Assolutamente sì. molto, molto, molto dà sempre dei grandi risultati, dei grandi ritorni.
E viceversa possiamo dare aiuto, molto aiuto alla catalogazione SBN, alzare la qualità perché appunto individuiamo possibili, per esempio se uno trova due volte descritta la stessa persona in SBN, e questo succede spessissimo purtroppo nel Sì. caso di nomi spagnoli perché hanno due cognomi, a volte vengono scritti rovesciati, vengono scritti uno solo dei due, allora vengono registrati due volte come voce autorità in SBN. Se me ne accorgo, posso mettere due P396 in Wikidata Sì. e a quel punto c'è l'informazione della necessità della fusione per SBN, se ovviamente qualcuno ci mette mano. In questo caso sappiamo che con santissima pazienza lo sta facendo Camillo Pellizzari, Camillo. però penso anche altri col tempo, per esempio Chiara Storti, sono convinto che ci stia lavorando anche in cose di questo tipo. E forse anche diversi altri. Come sempre c'è una reciproca utilità. Sì, perché ovviamente abbiamo con Wikidata uno strumento che non era, cioè, senza quello non potresti fare tutto questo lavoro, questo gioco di scrivere, aggiungere, collegare, non avrebbe la stessa forza. Nessun, cioè, neanche paragonabile, ecco, lavorando per esempio solo sul proprio catalogo. Sì. E certo. Grazie Stefano. Bene, saluto anche Giuse d'Alessandro e a questo punto penserei di poter concludere se non ci sono altre richieste, domande, eccetera, concludere la registrazione. Di nuovo grazie, al prossimo appuntamento.